Una legge conquistata dalle donne poco più di 40 anni fa e che oggi non solo spesso non viene applicata, ma è anche minacciata. Una legge, quella sull'aborto, che il movimento politico fondato da Emma Bonino insieme ai radicali vuole invece rafforzare. Anche nelle Marche, dove 8 ginecologi su 10 sono obiettori di coscienza e dove, dicono i numeri dell'ultimo rapporto dell'Istat, su 1.500 interruzioni volontarie di gravidanza, solo il 61% viene praticato nella provincia di residenza. Prevediamo sostanzialmente il fatto che venga abolita quella che è l'obiezione di coscienza di struttura, e cioè quelle strutture in cui non è possibile reperire un medico non obiettore. Ed è proprio questo uno dei punti centrali della proposta di legge regionale che lancia Più Europa, col titolo non casuale di Aborto al sicuro. Poter effettuare l'interruzione di gravidanza con la massima informazione in tempi brevi e nella struttura ospedaliera più vicina a casa. Questo oggi non avviene, non è garantito in molte regioni, le Marche sono una di queste. Per farlo c'è bisogno anche di diffondere di più l'aborto farmacologico con l'uso della pillola RU486. Ad oggi nella regione, concludono gli esponenti di Più Europa e di Radicali, la pillola abortiva viene impiegata in via sperimentale solo nell'ospedale di Senigallia. Anche per questo la proposta di legge prevede anche il potenziamento dei consultori col compito di seguire la paziente nei controlli successivi al ricovero, accanto alla formazione del personale sanitario.